Buongiorno cari curiti, oggi è martedì, continuiamo ad esporre le varie categorie dei gladiatori. Abbiamo visto il mirmillone, il trace, il secutor e adesso vediamo una figura gladiatore molto importante perché all'inizio era sottovalutata, poi piano piano la gente piacque questa figura e l'amò. Proprio letteralmente, il reziario, l'uomo con la rete, voleva dire, combatteva con un equipaggiamento simile a quello utilizzato dai pescatori, una rete munita di pesi per avvolgere l'avversario. Aveva un tridente e un pugnale, detto il pugio. Aveva un'armatura leggera. Si proteggeva il braccio con una iorica manica e la spalla con un parabraccio e indossava un indumento di lino. Aveva un sospensorio fissato alla vita mediante un ampio cinturone. E badate bene, cari quiriti, non portava protezione alla testa. E non aveva calzature. Quindi immaginatevi questo gladiatore diverso poi dagli altri, no? Gli altri avevano proprio un elmo grosso, a volte liscio, a volte no, a forma di pesce, avevano uno scudo, avevano il gladio. Noi abbiamo il reziario che era quasi nudo, aveva questa rete con dei pesi dove avvolgeva il nemico. E non aveva né protezione alla testa, non aveva addirittura calzatura. Apparve per la prima volta nel primo secolo e di solito combatteva contro il secutor. Era un gladiatore molto agile e veloce. E come abbiamo detto all'inizio del video, all'inizio è stato sottovalutato perché addirittura il popolo diceva che era effeminato. Lo vedeva quasi nudo, senza protezione, però occhio cari quiriti, perché piano piano poi il popolo, vedendo anche diciamo il viso di questi gladiatori, imparò ad amarli, tant'è che divennero famosi, tipo gli attori di oggi. Quindi questa figura, dove si vedeva il volto, piano piano prese importanza e furono addirittura quelli più famosi, reziari, più famosi, come gladiatori, addirittura come amanti. Quindi all'inizio erano sottovalutati, poi il popolo vedeva il viso e si affezionò. Divenne addirittura la classe gladiatoria più famosa, il reziario. Ecco, cari quiriti, abbiamo visto un'altra figura molto importante dei gladiatori. Vi ricordo che siete il centro di Roma, il centro del mondo. Iscrivetevi al mio canale YouTube Sirius Black 70 e noi ci vedremo martedì prossimo per un bellissimo altro video. Ciao, Quiriti!